Adesso a Roma e a Venezia per due straordinarie mostre le ha visitate per noi Tommaso Ricci. Per andare avanti occorre guardarsi indietro, non è pensiero da passatisti, questa cosa l'hanno intuita tanti artisti, grandi innovatori del Novecento, da Max Ernst a Picasso, da Giacometti a Georges Braque, che hanno rivolto gli occhi e la mente alle creazioni di forme e figure di secoli e secoli fa, da parte di culture ancestrali, dominate da una percezione magica e sciamanica del mondo. Sicché nella mostra Je suis l'autre al Museo Nazionale Romano delle Terme di Diocleziano si può anche giocare a indovinare ciò che è primitivo e ciò che non lo è. Chi è più antico tra questa coppia lignea e questa scultura bronzea? Non ve lo diremo, ma lo stesso dilemma si ripete per tutto il percorso della mostra, in cui si ritrovano accostati l'appena ieri e il c'era una volta tanto tempo fa. 40 capolavori di arte moderna, Picasso, Giacometti, Braque, i grandi maestri legati a 35-40 grandi capolavori di arte etnica e precolombiana. Alla fine si comprende che il percorso dell'arte è a ricerca dell'essenza, del principio primo, e perciò l'avanzamento non è lineare, illuministico. Potenza creativa ed espressiva non camminano col calendario in mano. E poi che i fondamentali dell'essere umano, detto scientificamente della specie Homo sapiens sapiens, non cambiano col mutare dei millenni e delle aree geografiche. La morte, la vita, la maternità, il potere sono dimensioni dell'esistenza presenti sempre e ovunque. Lo si vede bene nella mostra Idoli a Palazzo Loredana a Venezia, organizzata dalla Fondazione Ligabue, una raccolta straordinaria di reperti etnologici tra il 2000 e il 4000 a.C. provenienti da regioni lontanissime tra loro. L'uomo da millenni esprime le sue paure, le sue concezioni ancora metafisiche attraverso l'arte. Sicuramente il grande messaggio che l'umanità è unica è sottolineato un'altra volta da questa mostra. Tutte queste maschere, statuette cultuali e rituali, figure astratte o realistiche parlano tuttora allo spirito odierno e sembrano chiedere: chi sei tu che mi guardi?